Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Avrete appunto, come sempre, già letto dal titolo, oggi andiamo a parlare di cruelty free, pro o contro. Partiamo dalla dicitura base, ovvero molto spesso voi mi sentite dire che utilizzo solo prodotti cruelty free. Cosa significa cruelty free? Cruelty free, letteralmente senza crudeltà, quindi libero da crudeltà, significa per l'appunto che un prodotto non è stato testato sugli animali. Non solo il prodotto in sé finito, ma anche i suoi ingredienti interni. Questa dicitura specifica tutti i prodotti appunto che hanno una certificazione che appunto certifichi questa cosa che vi ho detto precedentemente, ovvero che non è testato né il prodotto finito né gli ingredienti. Molti di voi, siccome ne ho parlato un po' sia su Instagram che su TikTok, mi hanno detto: ma Ali, in Europa non si testa, comunque in Italia i prodotti non sono testati sugli animali. È vero. Questa cosa qua è più che giusta. In Italia e in Europa in genere i prodotti non possono essere testati per legge sugli animali. Quindi appunto, per fortuna, almeno in questo siamo molto avanti, appunto i prodotti non possono essere testati per legge su nessun tipo di animale. Però, ahimè, così non è in tutto il mondo. Perché appunto in Asia, principalmente in Cina, ma appunto non solo in Cina, in molti paesi dell'Asia, è obbligatorio testare sugli animali per legge. Che voi direte? Vabbè, ma noi non siamo in Cina. Il punto è proprio questo del mio acquistare solo brand testati che abbiano la certificazione cruelty free. Tra l'altro, piccolo off topic, ad esempio in Asia trovate pochissimissimissimissimissimi Lush, ad esempio, che appunto apre negozi solo in posti dove sia permesso, dove sia legale non testare sugli animali. E alcuni di voi mi hanno detto: sì Ali, però ad Hong Kong c'è un Lush. Ebbene sì, Hong Kong è una repubblica totalmente indipendente dalla Cina, si è resa indipendente non so quanti anni fa, non so dirvelo esattamente, però Hong Kong è l'unico stato dove tra le sue leggi c'è appunto il divieto di testare sugli animali, quindi ad esempio c'è un Lush effettivamente anche ad Hong Kong. Il punto dell'utilizzare, diciamo la scelta dell'utilizzare solo prodotti cruelty free, cosa sottintende? Sottintende, a parte che è diciamo una specie di ragione etica morale, nel senso che penso sia una cosa che dovrebbe essere in tutte le teste di tutti quanti, ma purtroppo non siamo ancora arrivati a quel livello. Questo video ovviamente non è fatto per convincervi a utilizzare solo prodotti cruelty free e boicottare tutto quello che non lo è, perché purtroppo è molto difficile, purtroppo non tutti sono d'accordo, ma non importa, vi darò le mie ragioni. La ragione morale per cui io non utilizzo prodotti che non utilizzo prodotti che non siano cruelty free per il motivo per cui boicottare, cioè secondo me un po' un nostro dovere in generale, boicottare tutte le aziende che rivendono in Cina fa in modo che, cioè dovrebbe far arrivare il messaggio e magari il brand dovrebbe rivedere questa sua scelta riguardo appunto la scelta di vendere in Cina facendo testare i loro prodotti su poveri animali indifesi. Esempio topi, conigli, che sono quelli un po' più piccoli, ma il coniglio è anche quello un po' più comune, ma anche tranquillamente scimmie, cani, gatti, non esiste un limite al tipo di animali su cui vengono testati. Il principio morale è: perché un mero prodotto di bellezza, quello che su di noi ha scopo assolutamente superficiale ed effimero, come un mascara, un eyeliner, un profumo, un rossetto, perché viene testato sulla pelle di un animale? Me lo siete mai chiesti? Questi, purtroppo, i prodotti che vengono fatti con finalità cosmetiche, commerciali per l'uomo, non sono adatte agli animali, ma come ad esempio se io voglio fare lo shampoo al cane, per esempio, vado a comprare lo shampoo specifico per cani, non vado a mettergli il mio Pantene, il mio shampoo di Lush, quel che è, perché non utilizzo Pantene, però dettagli, perché appunto non è cruelty free. Però a parte questo, non vado a utilizzare il mio shampoo umano sul mio cane, nel senso che ha dei bisogni specifici, una pelle diversa.
Quindi è totalmente inutile perché un prodotto che magari su un cane non dà allergia, chi ti dice che sull'uomo possa non darlo allo stesso modo? Cioè, i test andrebbero fatti sugli umani, se proprio dobbiamo testare, ecco. Quindi il motivo principe della mia lotta e quella di molti altri è il semplice motivo egoista di voler obbligare e torturare, perché appunto dei nostri ingredienti che sull'umano fanno bene, vanno benissimo, su un animale possono essere potenzialmente mortali. Esempio stupido, mangiare il cioccolato per noi, anche un cubetto di fondente al giorno, può far bene, mentre su un cane può dare una grave intolleranza, un grave avvelenamento, perché i cani appunto non devono mangiare il cioccolato, non nasce per loro. È un ragionamento stupido, però se ci pensate è vero, perché devo testare un mascara, appunto un rossetto, su un coniglio o su un cane, quando loro effettivamente nella loro vita libera non dovrebbero utilizzare né un rossetto né un mascara, cioè non ne hanno bisogno, non lo utilizzerebbero mai. E soprattutto, oltre a essere sfruttati in questo modo, gli animali vengono letteralmente torturati, rinchiusi. Ci sono degli articoli, se volete andarli a leggere online, trovate veramente un sacco di lotte che vengono fatte da un sacco di associazioni nel mondo contro tutti i prodotti che vengono testati. Nota bene, diciamo, come a scuola, il prodotto cruelty free non si trova solo nella cosmesi, che può essere appunto hair care, skin care, makeup, ma in realtà lo si trova in un sacco di prodotti anche per la casa, per esempio per la rasatura, per tipo i dentifrici. Tutte queste cose qua vengono testate sugli animali dalle grandi aziende. Molti di questi contengono delle cose chimiche, cioè andare a provare, per dire, uno sgrassatore per i pavimenti su un cane per vedere se darebbe allergia. A che pro? A che pro? Noi umani, la maggior parte delle cose per la pulizia della casa, le utilizziamo con i guanti. Le cose che vanno nella nostra bocca, esempio il dentifricio, a che pro lo testi in bocca a un animale quando non puoi sapere se magari una persona è intollerante al fluoro? Il fluoro comunque non lo assimila attraverso il dentifricio, cioè non utilizzerebbe un dentifricio al fluoro. È un discorso lungo e complesso, me ne rendo conto, ma sto cercando di renderlo un po' più facile per tutti e so che è molto anche difficile da capire, quindi sto facendo anche un po' di giri per cercare di dirvi tutto il più possibile. Ho fatto dei videini su TikTok, oltre a chiedermi quali brand di make-up o anche per capelli non utilizzo, o comunque quali utilizzo perché sono cruelty free. Quando vedrete questo video vi metterò i brand, ho fatto una specie di lista, ve l'ho messo su TikTok, ma ve lo metterò anche su Instagram, magari lo lascio nella storia in evidenza, così avete tutti i brand e potete screenarli, perché ho paura che metterlo qua vi rovini un po' la qualità, ma magari ve li lascio qua comunque. Ho fatto una lista di brand che sono cruelty free, rivenduti da Sephora, nota bene, mi piace un sacco di io, nota bene, il brand Sephora proprio, tipo Sephora Collection, le cose di Sephora proprio, nonostante da Sephora siano estremamente low cost, Sephora testa sugli animali, cioè rivende in Cina. Comunque la maggior parte dei brand, non sono tutti, ho preso quelli più famosi, quelli che ci sono un po' di più in Italia, perché ne ho trovati alcuni sia vecchi che ormai non vende più Sephora, che altri che magari ho trovato anche in Sephora in giro per il mondo, magari qui no. Vi ho lasciato appunto i più famosi. Vi lascio invece un altro screen che ho preparato con tutti gli altri brand che non testano su animali, che non sono per forza rivenduti da Sephora, comunque possono essere brand a sé, tipo Mulac, Kiko, Lush e tanti altri. Appunto, vi lascio i brand principali, così per qualunque domanda ovviamente vi risponderò qua sotto nei commenti. Se volete fare una chiacchierata un po' più importante, tranquillamente anche in privato su Instagram, trovate qua sotto tutti i miei social, quindi quando volete. Alcuni invece mi hanno chiesto come faccio a riconoscere se un prodotto è cruelty free, oltre che andare a cercare. Vi mostrerò una delle marche di tinte per capelli più famose, che è Arctic Fox. Arctic Fox ha questo simbolo che spero riusciate a vedere. Questo simbolino del coniglietto, a parte che c'è scritto cruelty free and vegan, il simbolo del coniglietto, dicevo, il simbolo del coniglietto è il simbolo per eccellenza per indicare quando un prodotto è cruelty free, quindi palette, prodotti che vedete che hanno un coniglietto, significa che non sono testati, sono certificati per questo. Siccome le certificazioni del cruelty free costano anche tanto, trovate dei brand che magari si sono autocertificati di essere cruelty free, quindi non troverete per esempio in Cina un espositore di Fenty Beauty, per dire, non so attualmente dirvi se
aggiornato ad oggi abbiano questo, questa certificazione ufficiale col coniglietto, però ad esempio Fenty fino a poco tempo fa non era certificata come cruelty free, ma era autocertificata. Quindi loro assicuravano che essendo prodotti in America tutto, niente era testato, che non vendevano assolutamente in Cina perché appunto Rihanna, il brand stesso e tutto il suo staff è contro ciò. Quindi la cosa più facile che posso dirvi è, se avete un dubbio, andare a cercare un brand, per esempio Arctic Fox è cruelty free, Juvia's Place è cruelty free, Jeffree Star Cosmetics è cruelty free, troverete un sacco di articoli, di liste aggiornate, tra l'altro troverete anche delle liste enormi con i prodotti in ordine alfabetico, tutti i brand per la casa, per il corpo, anche brand di cose per animali non testate su animali, quindi cose che siano completamente certificate. Non ho un articolo, un sito principale da consigliarvi perché io ne guardo sempre un sacco, quindi non mi affido solo a uno, vado proprio a cercare un po' in giro nel web ed è la cosa migliore che posso consigliarvi. Oltre alle certificazioni, comunque quelle dove dicono appunto che è cruelty free, fate attenzione perché molti brand ad esempio scrivono dermatologicamente testato, microbiologicamente testato, queste cose qua, forse c'è ancora una terza versione ma non me la ricordo. State attenti perché quello non significa che il brand non sia testato sulla pelle effettiva di un animale. Quindi non date mai per scontato questa cosa. Un'altra domanda che mi è stata fatta su TikTok, che è effettivamente molto intelligente ed è stato motivo di discussione col mio ex, nel senso che... Allora, vi spiego. Io ho fatto lo scientifico, quindi di base ho una testa che è molto scientifica e il mio ex appunto andavamo a scuola insieme, quindi appunto anche lui. Poi tra l'altro lui adesso studia medicina, quindi ancora di più. La cosa è, c'è stata una discussione perché appunto lui sa che io non utilizzo determinati tipi di prodotti, però mi fa, a questo punto non dovresti utilizzare le medicine, i vaccini e tutto quanto, perché effettivamente vengono testati in laboratorio, sulla maggior parte cavie e topi. È vero, però io non sono nemmeno Novax. Quindi non sono contro i vaccini, anzi penso sia una cosa molto importante, questo fa parte purtroppo della mia mente matematica, della mia mente scientifica, perché comunque è giusto, cioè l'uomo per salvarsi adesso con il coronavirus, se non ci vaccinassimo ora che stanno creando il vaccino, sarebbe stupido perché rischieremmo una seconda pandemia, quindi... già lì è tutta un'altra cosa. La mia questione, cioè io assumo medicinali, mi vaccino e tutto quanto, trovo sbagliato testare sugli animali anche in questo campo, però mi rendo conto che sia una cosa necessaria da un certo punto di vista. La cosa è che sono contro il cruelty free nel beauty principalmente, perché è una cosa effimera, cioè noi non abbiamo bisogno che i nostri prodotti appunto prettamente superficiali e per la stupida bellezza esteriore siano testati sugli animali. Cioè non è una questione di vita o di morte nostra che un mascara appunto venga testato sugli animali, che le ciglia finte, che la colla per le ciglia finte venga testata sugli animali. Non lo è. Mentre nel campo medico da un lato sono pro, dall'altro sono contro, nel senso che comunque è sempre tortura e un sacco di animali muoiono per questo. Però è anche vero che è una cosa che ci salva la vita. E so che è un discorso veramente un po', non voglio dire ipocrita, però un po' che va tipo a battibeccare uno con l'altro, però un po' la mia ragione, ecco. Tra le altre domande che sono state fatte è, sei vegana? No. Allora, è un discorso lungo. Vorrei esserlo, vorrei iniziare il mio percorso per diventare vegana, o anche soltanto vegetariana, perché effettivamente sono contro ovviamente il sfruttamento degli allevamenti, gli allevamenti intensivi sono una cosa... bruttissima, assolutamente vi auguro mai, di non andare mai a vedere video, anzi forse sì, così capite cosa ci sta dietro. Oltre ad essere una grande forma di inquinamento, raga, perché è assolutamente una forma immensa di inquinamento, la cosa è che è veramente difficile diventare vegana o vegetariana per me, perché ho un problema con le verdure. Le verdure non mi piacciono molto se non crude, quindi ho imparato adesso, dopo 23 anni, a mangiare le melanzane e le mangio soltanto in un determinato modo, quindi in altre forme mi fa un po' schifo, però la maggior parte delle verdure appunto le mangio crude. È anche vero però che io praticamente non mangio carne, cioè a meno che non obbligata o in determinati modi, io non la mangio, cioè non mi piace molto il sapore della carne. Io sono una persona, cioè se esistesse una... modo di mangiare solo pasta per vivere, here I am.
E penso che però a quest'ora, se vivessi solo di carne, se vivessi solo di pasta, sarei 257,5 kg, perché comunque carboidrati e pasta non vanno bene. E appunto, in realtà non sono una grande mangiatrice di carne, però non sono effettivamente nemmeno vegetariana, cioè tipo il risotto alla pilota di mio nonno, che è un risotto tipo emiliano. A me ad esempio la salsiccia fa schifo, però nel risotto mi piace. Piccolo controsenso. Vabbè, questa qua è una mie solite cose dove parla Vambera. E niente, spero di essere stata il più chiaro possibile e avervi dato quanti più nozioni possibili. Ah no, ho scordato una cosa appunto, perché è importante boicottare. E quali brand boicotto principalmente? Non ve l'ho detto, mi perdo. Allora, principalmente ad esempio io non compro mai, non entro mai da MAC piuttosto che da Yves Rocher, o spesso mi è capitato anche di litigare con una ragazza di Benefit da Sephora, perché appunto molte persone che lavorano in questo campo, non so se per ignoranza o vengono istruite a dare informazioni sbagliate, ma non so quanti di voi sarà capitato, però molto spesso le ragazze di rappresentanti di Yves Rocher che lavorano con sistema piramidale online ti contattano per lavorare con loro. Io per un tempo fa, tipo 3-4 anni fa, l'ho fatto per tipo un mese, poi mi sono rotta le scatole. Poi dopo, adesso ormai sono 2 anni che utilizzo solo prodotti cruelty free, quindi le cose sono un po' cambiate. La cosa è che tuttora vengo contattata da queste ragazze per entrare nel loro team per acquistare i loro prodotti. Ogni volta, un po' è tipo un mio istinto voler litigare un po' con queste persone, lo ammetto. Però più volte mi capita di dire, no guarda, mi dispiace, tutto molto carino, però mi dispiace, io non utilizzo prodotti testati su animali. No, ma va, ma probabilmente ti sbagli. Yves Rocher non è testato sugli animali, è totalmente cruelty free. Ho la lettera, te la invio e ti inoltrano lo screen di una lettera data dall'azienda dove dice che in Europa i prodotti Yves Rocher non sono testati. E allora inizio a dire, però il vostro brand vende in Cina, quindi è giusto boicottare i prodotti, cioè i brand che vendono in Cina. Una ragazza è stata anche tra l'altro gentile, però a un certo punto mi ha un po' urtato. Questa ragazza mi fa, sono totalmente d'accordo con quello che dici te e anch'io adotto questo punto di vista, però Yves Rocher, la cosa bella è che i suoi prodotti beauty vengono mandati in Cina, non gli ingredienti, ma il prodotto finito. Quindi noi siamo certi al 100% che il prodotto non farà male all'animale, così siamo tranquilli che testano sugli animali i prodotti comunque finiti, ma che non gli fanno male. Allora, tu a me queste cose non puoi venirle a dire, perché il prodotto, chi si è finito meno, non è adatto a un coniglio, quindi non deve proprio nemmeno arrivarci il tuo prodotto finito, il tuo detergente, il tuo shampoo, il tuo bagno doccia finito su un cavolo di coniglio. È sbagliato, è sbagliatissimo. Quindi è una cosa che mi fa terribilmente imbestialire, raga, sta cosa. Ho una ragazza di Benefit, ero da Sephora. Casualmente da Sephora ci sono sia le commesse normali che ogni tanto ci sono le stendiste, quindi le ragazze tipo ufficialmente io lavoro solo per Benefit, quindi sto lì davanti a Benefit, ti spiego i prodotti di Benefit. Io stavo parlando con la commessa chiedendo se aveva un primer per la pelle un po' oleose, che sia tipo il pore filler di Benefit, che l'avevo provato anni fa come tester, sia tipo il pore filler di Benefit che fa effetto tipo vellutato e ti fa sparire i pori, però non Benefit. E le ho spiegato che non utilizzo prodotti, cioè che siano testati. La ragazza di Benefit, che ha fatto orecchio da mercante, è arrivata subito col telefono alla mano e la mail. No, guarda, non è testato. Allora sono stata a spiegare anche lì la situazione, lei sta molto più comprensiva, penso che da Sephora vengono istruite per non litigare col cliente, perché appunto i brochure ci ho litigato 300 volte, però è stata almeno rispettosa della mia idea, non ha insistito oltre quello che le ho spiegato. Però raga, ci sono dei brand che sono assurdi, cioè vengono istruiti per dirvi una cavolata, quindi mi raccomando, informatevi prima, non ascoltate chi lavora per il brand, perché è molto difficile trovare qualcuno che lo faccia seriamente con un suo proprio principio. E nulla, penso di avervi detto finalmente tutto, aver finito il mio sproloquio. Vi lascio appunto qua sotto tutti i miei canali social e vi dico anche così un po' off topic, visto che mi chiedete sempre, queste qua sono delle nuove lentiglie di Sacadranca, si chiamano Nature Blue, sono tipo azzurre verdine, ma per la prima volta Sacadranca mi ha dato un codice sconto che è Alice Fiorini 10, che già le loro lenti contatto costano pochissimo e tra l'altro è tutto italiano, quindi
top e durano tutto un anno, poi dipende quali volete. Ci sono sia naturali che da cosplay. E appunto, finalmente abbiamo il codice sconto, quindi vi lascio qua sotto sia il link che il codice sconto. Non è totalmente, cioè per niente affiliato, assolutamente non ci guadagno nulla, ma me lo sono fatto dare apposta per voi. Ringrazio Michela, che è un santino, ogni volta che le chiedo qualcosa mi sa dare delle info. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video, appunto, per ogni domanda qua sotto nei commenti e vi risponderò quanto prima. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!